Giova! Ciao Giova, guarda che questo fine di stagione è bello, Gio. Perché entro 10 giorni sapremo tutto. Chi ha vinto le regionali, chi si aggiudica la Champions e quanto vendono la Grecia su Amazon. Dunque, per la Grecia ci sono già le offerte. Senti questa, Giova. Milano Mykonos, 150 euro, volo più isola, non si prenota il lettino in spiaggia, prendi proprio la spiaggia. È tutto organizzato. Se al check-in ti porti il notaio, fai anche il rogito. Il rogito! Io mi chiedo, Giova, come si fa a pensare all'Europa senza la Grecia? Come fai? Diventerebbe come una biblioteca senza libri, come un'esistenza senza memoria, come Salvini senza felpa. E poi, tra l'altro, se ora esce la Grecia... Se ora esce la Grecia... I prossimi siamo noi, Gio. È come quando a scuola bocciano l'ultimo della classe e tu sei il penultimo. Crozza occhio che fai la fine di Franzani. E poi l'anno successivo ti dà. Strafanga, occhio che sono studi. Fai la fine di Crozza, Scherzo, noi ormai non rischiamo più niente. L'ha detto la Banca d'Italia. Oggi Visco ha dichiarato l'Italia riparte. Che bello. Gli italiani sono fermi, però l'Italia riparte. Non so dove cazzo vada, però riparte. E vabbè, cosa vuoi che ti dica? Ciao Italia! Buon viaggio! Telefona quando arrivi! Intanto in Spagna ha vinto Podemos, il partito di Pablo Iglesias, un ragazzo di 37 anni con il codino. In Italia gli ultimi codini che mi ricordo sono stati Roberto Baggio e Fiorello, però secondo me fra 2 settimane ci ritroviamo col codino anche Pippo Civati. Lui da quando ha lasciato il PD sta lavorando su un nuovo movimento, è già trapelato il nome, Possibile. Possibile? Sì, sì. Ha proprio usato il traduttore spagnolo-italiano di Google. Cioè, praticamente non sarà un nuovo partito, sarà più una cover. Tu è arrivato a sto punto? Insomma, io, arrivati a sto punto, l'avrei chiamato Vorremos Tantos, ma non sono sicuro se funziona. Intanto provamos, mal que vadas, retuerno con Renzis. Come nome è un po' lungo, ma dà più l'idea. Tra l'altro, nel nuovo partito civatiano, il sogno di Civati è di far parte della minoranza civatiana. L'abitudine. Comunque la politica italiana giova in pieno fermento. Anche a destra stanno nascendo nuove formazioni. Fitto, uscito da Forza Italia, ha già annunciato la nascita di un suo gruppo. Il nome sarà Conservatori e Riformisti. Conservatori e riformisti. Parte già con le idee chiare, Fitto, deciditi. O sei conservatore o sei riformista. Allora tanto va. Allora non limitarti a un gruppo. Fanne tanti, petrolieri e cormorani, pasticceri e diabetici, macellai e vegani, puttanieri e seminaristi. Comunque, tra una settimana, dopo le regionali, il quadro politico sarà molto più chiaro. Più passa il tempo e più Renzi sembra meno spavaldo. Non so se l'hai notato, Giova. Era partito dicendo che il PD avrebbe vinto 6 regioni su 7. Adesso ha aggiustato il tiro, ha detto che andrebbe bene anche 4-3. Perché è strano, Renzi, Se lui è il favorito, le elezioni regionali sono la cosa più importante del mondo. Si rischia di perderle, minimizza, ridimensiona persino le regioni. Un attimo, Buonasera. Buonasera Renzi. Senta Renzi, rischiate di perdere la Liguria, no? C'è questo rischio. La Liguria, sì. Perché ride? Signori miei. Sì.
Vi siete mai chiesti cos'è la Liguria? È una regione. La Liguria. È una regione molto importante. Che cos'è la Liguria, cos'è? Se non un ammasso di gente anziana, no, schiacciata tra i monti che guarda con invidia la Corsica? Ma no, ma non è vero, no, non è vero. È ogni una... tanto ci sono anche le alluvioni. Tra l'altro. Sì, certo, c'è la focaccia e il pesto, per carità, buoni. Ma se poi te li porta via l'onda di Piena, a cosa servono? Vabbè, ma no, cosa diciamolo, c'entra? La Liguria è meglio perderla che trovarla. Sì, ho capito. No, però scusi, Renzi, perché anche in Veneto... Il Veneto, il Veneto dico, no? Anche in Veneto. Il Veneto! Sì, sì. Il Veneto, scusate, che cos'è il Veneto? No, no, allora, il Veneto è una regione importantissima. È importantissima, forse è più un ammasso di gente anziana gonfia di grappa, no, che guarda con invidia l'Austria. Ma no, guardi che, allora, intanto queste elezioni potrebbero essere importanti per l'Italia. L'Italia? L'Italia, sì. A pensarci bene. Cosa? Cos'è l'Italia? Ma no, adesso fondo, anche l'Italia, no. Se non uno spunzone marcio pieno di gente anziana che guarda l'Africa con invidia. Vabbè, senti, Renzi, a parte le regionali, come risponde invece alla Camusso, no? Che ha detto che la sua idea di sindacato unico è tipica dei regimi totalitari. Regimi totalitari? Sì. Susanna, mi fa arrossire. Perché? Io ci provo. No. Se la metto tutta. No. Sai, l'Italia è una macchina complessa. Prima di arrivare a regime... un po' ci mette, eh? Andrea Zalone, in ogni caso le regioni che domenica decideranno tutto sono la Liguria e la Campania. In Liguria il PD si presenta diviso e sta tentando un'impresa impossibile: far vincere Toti, che è l'unica cosa che ha vinto nella sua vita, un portachiavi nell'uovo di Pasqua all'età di 7 anni, che però l'ha subito ingoiato. E questo spiega anche il tono di voce che ha la Yogi, no? È sembrato di vedere il signor Ranger che ci sta regalando la Liguria. In campagna, invece, è tutto il contrario. Lì, pur di vincere, il PD ha fatto un grande sforzo unitario, si è unito con chiunque, impresentabili, cosentiniani, ex fascisti, indagati... E Civati ha una vita che lo dice, per lui lo stesso De Luca è un impresentabile. Oh. Protento di De Luca, estremo. Buonasera, sindaco De Luca. Senta, lei come risponde a Civati, no? Che ha detto che insomma forse anche lei un po' impresentabile. Civati? Sì. Civati. Sì, Civati, no? Ha detto che... Pippo Civati ha detto che Pippo lei... Pippo Bello. No, Pippo Civati... Ha... Io ho una grande stima di Civati. Ah, ecco, sì. Con quel ciuffetto. Sì. La barbetta. Sì, vabbè, la barbetta. Sotto la barbetta, quel sorrisetto. Ah, vabbè, ma risponda... Civati. Civati, sì. Pippo Civati. Ha fatto delle grinfie. Il Festival Internazionale della Cialtroneria pura. Vabbè, ma non... No, ma non... Pippo. Civati. Pippo Civati, sì, ha detto che forse anche lei in qualche modo è impresentabile. Allora, se potesse rispondere alle critiche, no? Che... Civati non sa. Cosa? Che quando sono arrivato io a Salerno c'era il Mesozoico. Ma no. A Salerno, al posto delle pietre per strada, c'erano delle meduse giganti. Ma cosa dice? No, non c'erano le Era meduse. Era piena di gente con i piedi avvolti nelle bende che si orinavano sulle caviglie per avere un poco di soldino. Ma non è vero. A Salerno il foin per le infiammazioni l'ho portato io. Ma non è vero. Lei mi parla di Civati. Sì, Civati. Pippo. Personaggetto. No. Cialtroneria. Della minoranza, Pippo Civati.